Allora, Laura Bordoli, intanto buongiorno. Questa mattina si è discusso ancora del Patria, qui si è parlato meglio del Patria qui in biblioteca, un convegno, le prospettive e soprattutto, ecco, lunedì l'abbiamo visto fisicamente portato via, quindi ci sono speranze per vederlo finalmente tornare a navigare. Ma io sì, sono convinta che ci siano i fatti, oltre alla speranza, perché comunque c'è stato un accordo ben preciso e già ci sono le risorse, perché quella è la cosa più importante. Però, Ce la faremo allora, ma Laura. sì, io sono convinta, guarda, sono convinta. Poi la tempistica, diciamo che Il ministro ha detto sull'accordo, 2 anni, almeno per il centenario, nell'accordo ci sono 3 anni, però lui spera che per il 25, per l'estate 25, sia già fruibile anche per tutto il turismo, per tutti quelli che. Però diciamo che noi abbiamo voluto coinvolgere oggi i comaschi e tutti coloro che hanno dato sempre appoggio a questa iniziativa della famiglia comasca. Quindi una cosa aperta per discutere tra di noi e da cui sono emerse tutta una serie di cose. Innanzitutto che anche il pubblico, ma anche noi avevamo chiesto di essere coinvolti, quindi di fare degli incontri per vedere un po' gli step di avanzamento dei lavori, del progetto, perché ci sono anche domande, ma come diventerà il Patria? Non lo sappiamo ancora, perché giustamente ci sono problemi con la sovrintendenza perché è un bene storico, poi c'è una progettazione in corso, quindi fra 6 mesi ci siamo dati appuntamento e quindi con Navigazione, Presidente della Provincia e tutte le parti in causa vedremo a che punto siamo, perché l'esigenza dopo tutte queste disavventure durante quasi 30 anni, tutte le persone ci chiedono, ma anche noi lo chiediamo, trasparenza in questa vicenda sullo stato avanzamento. Per te, Laura, direi che c'è anche l'aspetto affettivo, perché papà, Pier Cesare, ha iniziato lui. Mi ricordo era quasi solo all'inizio, questa incredibile battaglia per vederlo tornare a navigare. E ovviamente credo che Poi da scusa, lassù lui sarà contento di sì, questa cosa. senz'altro. Poi mi sono tolta un sassolino perché in quest'ultimo periodo gli davano del segnatore, del sognatore senza sostanza. Beh, ma non solo lui, anche tutto il consiglio della famiglia Comasca non è così. Sogna e concretizza, e questo secondo me è importante. Anche oggi possiamo dire il Patria tornerà a navigare, che è la sua destinazione migliore. Noi siamo veramente felici e speriamo che questo succeda il più presto possibile. Abbiamo ringraziato non solo le persone che adesso ci hanno messo faccia, soldi e impegno, e quindi il Presidente della Provincia, Salvini e tutti quelli che si e la Navigazione che adesso ha dato disponibilità, ma anche tutti coloro che sono partiti con mio padre, con la famiglia Comasca, i sottoscrittori delle 20.000 È firme, vero, la Fondazione è vero, è Cariplo, la vero. Provincia, perché c'era Carioni allora, insomma tutte queste persone, chi più chi meno, hanno creduto in questo progetto e non hanno mai mollato. Ho ringraziato anche i giornalisti e però Marco, Perché perché in effetti anche una noi. funzione Esatto. quello di sollecitare, di pungolare i politici e quant'altro, per cui grazie a tutti davvero perché questo sogno si realizzerà. E allora lo aspettiamo, Ah dai sì, Laura, incrociamo le sicuramente. dita e lo Incrociamo le aspettiamo dita, in sì. acqua. Grazie Laura. Grazie a te, grazie a tutti.